Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguire il nostro canale su Twitch. Cercate su Twitch Antehack e ci trovate, perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 17 in poi, quindi non vi resta che venire a cazzeggiare con noi. In chat, in diretta, ragazzi, in diretta, in chat, anche perché se avete idee, se volete vedere magari qualche gioco in particolare, se volete fare qualche gioco in particolare, magari ne discutiamo, ne vediamo, vediamo se si può fare, cosa non si può fare. Lo facciamo. Non ci stanno problemi, non ci stanno problemi. E oggi continuiamo Hammerzone, ragazzi, quello che ci ha interrotto praticamente la corrente che se n'è andata. Ma perché sono mosse così lento? Eccoci qua, eccoci qua. Ora va molto meglio. Questo vuole un dischetto comunque per partire. Vabbè, noi eravamo andati nel villaggio praticamente. Sentitemi se l'audio comunque continua ad essere alto, perché forse no. Vabbè, lasciamolo così per il momento. Allora, qua non c'era un cavolo di niente. Qua c'era la porta per uscire. Infatti sta qua. Però qua c'era tipo sta mappa. E va bene. E basta. Ma possiamo anche prendere sta mappa? No. Qua ci avviciniamo al teschio. Qua, lo scheletro. Qua c'è quest'altro marchingegno che non sappiamo ancora come funziona. Qua vuole cose, ma non ci abbiamo cose da cosargli. Ok, usciamo. Andiamo nella porta successiva. Qua c'era un altro marchingegno. Però qua non ne avevamo manco niente di ingrandimento. Ok. Possiamo farci nulla. Questi macchinari però prima o poi dovranno funzionare. No, comunque l'ho mostrato. Ciao Tris, ciao Pimpi. Quindi andiamo qua. Manco c'è niente. Qua c'era qualcosa? Mi sembra di no. Praticamente qua non c'è un cavolo. C'è un... Ah, ecco l'altro fatto dell'uovo. Che siamo tornati indietro poi a prendere l'uovo. E va bene, e va bene. Ah no, qua da dove siamo venuti? Esatto. Tra un po' te l'avrei detto cosa. Ok, carta che ci siamo. In realtà ero concentrato a fare altro, cioè a vedere che dove cavolo era, aveva bloccato, c'era corrente. Allora eravamo andati a destra, quindi continuiamo ad andare a destra. Ok, quant'era che roba è? Un topo. Saremo le scale. Le scale. Tutte scuse. Vado un attimo. Ha riconcentrato al momento pubblicità, sì, esattamente. Esattamente. Allora, facciamo qua. Ok, qua
Allora, vediamo qua di che co... Dove siamo? Perché? Cos'è un'altra scusa? Che scusa? Scusami! E che abbiamo aperto? L'acqua. Per dove l'acqua? Dove va quest'acqua? Perché va quest'acqua? Ma riconcentrato alla pubblicità. No, devo fare la pubblicità, ragazzi. Quando inizio il video, devo fare la pubblicità. La dovrei fare anche nel mezzo, però. Ma andiamo a vedere se è successo qualcosa. Tipo a quei marchinari. Non possiamo fare comunque niente. L'altro dove stava? Qua? Infatti questo è fermo. Ah no, si muove. Sì, ho preso l'uovo. Ma non credo devo metterlo qua dentro, è l'uovo. Cioè, non avrebbe senso. Ma secondo me ci siamo persi qualcosa. Siamo persi qualche pezzo. Ovo. E gliel'ho dato l'uovo. Parte da dove è uscita questa? Ma c'è un cassetto, vaffanculo, fanculo. Ah, qui c'è dato il CD qua, dischetto. Cioè, ma l'ho visto c'era un cassetto. Questo, ma che cavolo vuole? Vediamo un po' se qua sopra c'è scritto qualcosa. La tipa è uscita dal cassetto? Non credo. Cioè, almeno non lo spero. Abbiamo superato, questo l'abbiamo superato, questo l'abbiamo superato. Questo l'abbiamo superato tutti, eravamo già da cascata. Ok, scorgo un villaggio indigeno in lontananza. Il
Esito a prendere contatto con questi indiani. Penso che sia la loro presenza ravvicinata che ha fatto fuggire la mia guida. Da questa notte sono tormentato da una violenta febbre. Non ho la forza di alzarmi. I miei sensi si atterrano sempre di più. L'evoluzione favorevole della mia malattia mi autorizza finalmente a riprendere la scrittura del diario. Sono stato raccolto dagli abitanti di uno strano villaggio, apparentemente dedito al culto di una natura la cui natura mi sfugge ancora. Sono indiani pacifici che vivono di caccia, di frutta e di miele, di cui fanno grande consumo, fanno un grande consumo. È subito la tipa nuda a disegnare questo. Devo confessare di essere molto fiero di aver portato a questi indiani qualche rendimento, rudimento di civiltà. Ho fatto loro comprendere che le cascate d'acqua sono un'incredibile fonte di energia, che le leggi della meccanica e della fisica possono migliorare enormemente la loro coesistenza. Con il loro aiuto ho messo a punto diversi macchinari destinati a liberarli dalle loro servitù quotidiane. Un villaggio indiano attribuito di un meccanismo di contrappeso per l'ascensore delle cascate. Per l'ascensore delle cascate. E questo stesso disegno stava di là. Meccanismo per la risalita delle cascate. Ah, questo abbiamo girato noi. Riempimento del contrappeso. Inversione bla 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 bla. Ok. Verso le paludi. 1º giugno. Questa mattina ho assistito ad una strana cerimonia che mi ha confortato. Confortato, sì. Nell'idea che i leggendari uccelli bianchi esistono realmente. L'uovo, riportato dalla montagna da un giovane indiano e sul quale lo stregone ha operato una strana manipolazione, è gigantesco e per quanto ne sappia non appartiene ad alcuna specie animale conosciuto. A detta dei miei amici indiani, si tratta proprio di un uovo di uccello bianco. Sembra che il loro sacerdote pratichi sull'embrione dell'uovo una sorta di terapia per guarirlo da una grave alterazione fisiologica dovuto ai vapori deleteri emessi dai vulcani attorno ai quali gravitano questi uccelli. Senza questo intervento umano, questi mitici volatili non esisterebbero più da molto tempo. Ah, quindi vuole questa roba qui, la tipa. È tutta sta roba. Le do credito. Io do credito. No, se do credito ai dipinti primitivi che ho potuto osservare al villaggio, per un giovane indiano. Boh. L'accesso al mondo degli occulti è condizionato da un terribile rituale iniziatico. L'adolescente deve partire solo per i vulcani dell'Amazon, prendere un uovo d'uccello bianco e riportarlo al villaggio. Una volta che il sacerdote ha compiuto la cerimonia sacra, il giovane deve riportare quest'uovo al suo luogo d'origine affinché possa schiudersi in buone condizioni. Ottimo.
All'alba mi concedo dai miei ospiti grazie al sistema ascensionale che ho realizzato. Ho potuto far risalire la mia imbarcazione al di sopra delle cascate e poi, grazie ad un meccanismo complementare, vincere la corrente e giungere nel luogo in cui il fiume si placa e si perde tra le paludi. Gli indiani conferiscono alle paludi un carattere sacro. È il luogo di sepoltura delle loro antenati, anche del passaggio obbligato per accedere ai vulcani. È un luogo pericoloso, la cui traversata è una terribile prova. La giraffa palmata è da sempre addomesticata dagli indiani. Se ne servono come cavalcatura per avanzare nelle paludi. Gli individui rimasti allo stato selvaggio sono molto timorosi. Vabbè, questo è poi per arrivare al coso, quindi siamo andati oltre. Quindi dobbiamo trovare tutta quella roba. Madonna. E dove la trovo tutta sta roba? Forse andando a sinistra. Ok, possiamo prendere questo coso. Ma non so quanta roba serve, perché in realtà è tantissima roba. Non credo che serva tutta quella roba, però. Vediamo se c'è qualche altra cosa qua. Questo serve tutto. Aspettate un attimo, ragazzi. No, sto combattendo con una zanzara, aspetta. Povero, non farle male, lasciala stare, certo, come no. Devono morire tutte. Allora. Qua non c'è niente. Però qua stiamo andando dall'altro lato. Ma scusa, sulla noce di cocco. Forse ci voleva sulla noce di cocco. Perché qua dentro non trovo niente. Proviamo solo con la noce di cocco. Che
Chi vince? Io? Normale, no? Normale. Allora, l'uovo non ci serve, vediamo un po'. Non è che devo mettere, perché qua devo mettere qualcosa? Vediamo se ci va la noce di cocco. No, qua non va la noce di cocco. Che cazzo ci devo mettere qua dentro allora? Ah, questo dall'altro lato che c'è il martello che la spacca, forse. No, ma non mi dà nessuna opzione per mettere qualcosa. Ah, qua dentro. Ah, ecco, qua dentro va. Ah, ok. Ok, abbiamo preso uno. Quindi una cosa l'abbiamo fatta. Vediamo se basta questo, che ti devo dire. Magari basta solo. Ma dubito. Penso dobbiamo fare altre cose. Ma scherzando, scusami, ma come stai? Mamma mia. Con calma. Allora, qua c'è però un. Vediamo un po' se va qua dentro. No, se l'è preso! Ma come se l'è preso? Manca l'occhio cieco. Manca altre cose. Mamma. Ti ho detto che devi cercare un bastone o un ferro. No, dove stava la prima porta? Non mi ricordo già più. Allora, qua. Qua dentro, non era qua, no, qua c'è una macchina del teletrasporto, qua. Ti ricordi l'immagine che avevo che avevi incontrato? Ma secondo te, Pimpi, mi ricordo le immagini che ho incontrato. Allora, troviamo bene qua, ragazzi, perché secondo me è qua che non abbiamo visto, che non ho visto bene almeno. Terra qua non c'è niente. È uno. Ok. Allora, vediamo bene qua a terra. Quindi il tipo di devo mettere sto scarafaggio dentro quel macchinario. C'è anche altra cosa a terra qua.
la grotta. Sto guardando la grotta. Vedete che è sopra. Mi fa andare direttamente qua, quindi già siamo andati oltre. E dove cazzo sono? Ma che sono io, tu dovresti ricordare. Ma io ricordo le cose importanti, mica tutto. Le cose che servono. Vabbè, vediamo meglio qua. Vaffanculo, va. Ok, proviamo ad andare dentro. Dice tre cose, ce l'abbiamo tre cose, vediamo che succede se gliele do. Ma dubito che... Infatti, questo non va. Vediamo se... Ok. Quindi queste qua invece le dobbiamo mettere dentro quel macchinario. È l'unica soluzione, quindi... No, non farmi perdere tempo, che tanto qua devi andare tu, infatti. Quindi vado da questo lato, eccolo qua. Perfetto. È risgamato ormai. Così, cosa? Cosa? Cico. Ok. Sei a posto? Bravissima. Volao, ovo, volao, volao, volao. Volau, in passato volau. Ora non volau più. Quindi? Abbiamo perso pure lui. Ah no, ce l'ha ridato lui. Lo aveva lei il bastone. Ah, tu intendevi quello? Eh no, non me lo ricordavo proprio. Ok, torniamo alla nave, tanto ormai penso che abbiamo fatto qua. Però qua davanti ci siamo manco andati. Ah, perché noi dobbiamo aprire sto coso ora. Oh cazzo! Che cazzo l'hai visto c'è il serpente? Ah, questa diamo pure i serpenti, vai. Fai tutto tu, fai. Ma scusami un attimo. Dove sta sta tipa? Ma sto coso si muoveva già prima. Ma oggi capiamo se questa col serpente dove cazzo sta? Vabbè, sono tutti questi vasi che ci vanno i serpenti dentro magari. Cioè, mi è sparita questa con tutto il serpente. Non lo so, eh. Non lo so, eh. Vabbè. Ah, questa è tutta l'apertura. Va bene, quindi dobbiamo mettere il dischetto dentro, sicuramente. Carichiamo.
Cazzo, faccio elicottero, aereo. No, che è successo? Veliero, sottomarino, barca. Ok, barca. Che dobbiamo fare? Ma ci passiamo qua sotto? Secondo me non ci passiamo. Ah, ok, ora dobbiamo mettere questa cosa, lo dobbiamo far salire sopra. Si scende da qua sopra. Ah, bastava solo la leva. Ok. Ma qua moriamo. Cioè, ma sono seri tutto sto casino? Ma sono seri? Ma facciamo una brutta fine, ve lo dico già. Sono troppo veloce, facciamo una brutta fine. Ecco. Detto siamo morti. Allora, facciamo questo capitolo 6. Dove cazzo siamo? L'uovo. Mo' si è scassato l'uovo. Qua non possiamo andare da nessuna parte. Qua possiamo andare solo indietro. No, possiamo andare pure qua. Che c'è qua? Ah, ci manca qualcosa. Ci manca qualcosa. A meno che non debba. No, non c'ho niente. Allora andiamo. Ah, possiamo andare ancora più avanti qua. Ma andiamo in quella capanna, va. Che secondo me potremmo trovare qualcosa. Allora. Roba. Qua c'è roba? No. Qua c'è roba? No. Qua c'è roba? No. Qua c'è roba? No. Ok. Nient'altro. Questo solo ci ha dato. Vabbè, andiamo
Vediamo vedere se sta cosa la possiamo metterci in queste cose. Dov'è? Vediamo. Che cazzo ha fatto? Ah, le giraffe! Ma non vengono qua. Ma non vengono qua. Infatti. Allora, proviamo. Visto che sono tre pulsanti. Proviamo a cliccare sul secondo. Ah, vero che nel libro posso tentare. Però ne vedo due, secondo me pure là posso fare qualcosa. Forse devo fare qualcosa pure dove sta l'altro coso? E perché non lo posso cliccare questo? Questo non lo posso cliccare. Vabbè, leggiamo sul libro, vediamo ci dice. Ah, ma ci dice pure i serpenti. Ma vaffanculo a me. Ovviamente che non torna indietro, ma. Però è strano sto fatto che non torna indietro di una pagina volendo. Torna proprio indietro di tutto. Vabbè. Abbiamo visto questo, l'abbiamo visto, queste sono le piante. Ok, vabbè, questo l'abbiamo fatto. Ci dice niente. Non dice niente, ragazzi. Non dice niente. Non spiega come. No, non lo spiega.
Prova il terzo foro. No, è prodotto 3 prima, Tris. 2 e 3. E se invece facciamo 3, 2, 1. Aspetta, facciamolo meglio. Ok, c'è un altro qua. Perché mi ha spostato lo sguardo quando non c'era nessuno? Ok, quindi proviamo a vedere di nuovo cliccando qua. Cazzo, questi non li posso cliccare. Vabbè, andiamo da questo lato. Non c'è un cazzo. Adesso mosca. Api. Vabbè. Ma come sto perdendo? Sì, già mi sono perso, ragazzi. Ah, eccoli qua.
Ci portano l'oro. Ah, fanno tutto loro. Ok. Ma come cazzo fanno se... E come cazzo... Oh. Capitolo 7. Ma scusate ragazzi, siamo vicino alla fine. Perché secondo me non manca tanto, perché sul libro finiva sta cosa. Cioè quando portiamo l'uovo all'uccello praticamente. Quanti capitoli sono? Ah, mi dimentico che qua devo... Oh cazzo, è il postino questo è. Ah no, il coso, eh. Pensa di sapere cos'è il potere? No, di certo, pochi lo sanno. Donne sfinite che non riescono neanche più a simulare il piacere. Almares. Tuttavia vi tremano fra le braccia. Perché il potere è la paura di colui che lo detiene e che rischia di perderlo, e poi la paura di chi lo subisce, come un cane subisce le bastonate, e poi invecchiare. È venuto al posto di Valenbois, immagino. Povero pazzo, gli uccelli bianchi e tutto il resto. Il nemico del potere, caro amico, non sono le libertà o la democrazia o sciocchezze di questo tipo. Il nemico del potere è il sogno. Il sogno, lei mi capisce? Le parlo del sogno, non dell'abbrutimento popolare che consente di addormentare un paese e di averlo ai propri piedi. Ho sempre diffidato di questi uccelli bianchi. Questa mitologia. Volevo che la Nerzon diventasse una nazione moderna, un paese che crede nel progresso, nella scienza e nella tecnologia. Ma questi maledetti Andersoniani si compiacciono nella Amersoniane. sfaccettatezza romantica della leggenda degli uccelli bianchi. Allora ho voluto renderli felici, loro malgrado. Riesci a capirmi? Non la lascerò andare oltre. Ma... Cioè... È morto. Ma che cazzo è sta gente che muore così? Che cazzo gli facciamo le medaglie? Cioè così, mentre sta parlando. Ma non si apre. Ma qualcosa si è aperto. Portiamo sfiga? Sì, probabilmente sì, abbiamo qualcosa che facciamo morire la gente appena ci parla. Ma ah, c'è un cazzo, è una specie di ettaplano qua. È un po' che possiamo fare però. Che vuole? Le medaglie?
Le squagliamo queste medaglie. Ah, oh. Cioè dalle medaglie abbiamo fatto la chiave. Che tra l'altro io la vedo ancora là a terra nell'immagine. Però vabbè. Qua non possiamo fare nient'altro. Però da qua possiamo andare. Ma perché siamo così nani? Stiamo abbassati? Non sono abituato a certe altezze. Qua non possiamo andare, possiamo andare solo qua. Aha. E quindi che devo fare? Vado a giocare tutti. E che cosa abbiamo aperto? Non possiamo fare nient'altro. Manco a prenderlo niente. Quindi è come se avessimo fatto quello che dovevamo fare. Ah, forse abbiamo aperto. No, vedo sempre chiuso. Come non detto. Bene. Ok, vediamo un po' che cosa ci abbiamo qua. Qua possiamo andare, pure di qua però possiamo andare. Dove andiamo ragazzi? Dove andiamo? Io penso che dobbiamo andare di là, quindi andiamo a vedere prima di qua che cosa c'è. Che cazzo abbiamo preso? È un uccello morto. Cioè prendiamo. E niente, che siamo volati con quella specie di deltaplano e ci siamo schiantati nel vulcano praticamente. E ho trovato un uccello morto qua a terra. E l'abbiamo anche preso. Ah cazzo, quindi non è qua che devo, cioè devo andare dall'altro lato. Ah, qua ci va l'uovo. Palesissimo come cosa. Ciao Umbe. Eh sì, Tris, questo che cos'è? Non è un uccello morto, che roba è? Che secondo me questo ce lo fa anche riprendere. Quindi dobbiamo fare su sta cosa qua. Riprendiamoci. Camminiamo sulla lava come se non ci fosse un domani, però va bene. Che sarà mai?
No, non mi dice niente che cos'è sto coso. Non è come l'altro che ci diceva che cos'è. Sai che doveva cambiare colore. Cosa doveva cambiare colore? L'uccello? L'uovo. In che senso? No, non era l'uovo, era l'uccello proprio che doveva cambiare colore. Cioè, se non gli facevano quella cosa gli indigeni, l'uccello nasceva con problemi, secondo me. E i problemi erano che era un altro colore. Ma se il suo libro dice qualcosa, che secondo me siamo alla fine proprio, ragazzi. Allora, questo l'abbiamo fatto, ok. L'abbiamo fatto, ecco qua. Vedi, uccello bianco degenerato, è nero. Contrariamente ai suoi nobili cugini, l'uccello nero si avventura piuttosto lontano dai vulcani. E invece non l'abbiamo trovato morto là a terra. Catena dei vulcani vista dal tempio. Dopo mesi di avventure, eccomi infine giunto alla meta. Per il momento ho visto solo questi miserabili piccoli uccelli neri. E ho potuto osservare che escono da uova del tutto uguale a quello che ho visto presso gli... vabbè, il nome di questa tribù. Questi volatili sono molto proficui, prolifici, manco a leggere, vabbè, è difficile. Ho contato fino a 10 uccelli usciti dallo stesso uovo, cioè un uovo 10 uccelli cercano dentro. Stiamo scherzando. Lo stesso, invece la loro coesistenza è precaria. Volano male e hanno in tutto un comportamento marcato da una degenerazione manifesta. Tutto questo tenderebbe a convalidare le competenze dei sacerdoti di quella cazzo di tribù in materia di chirurgia embrionale. Quindi gli fanno qualcosa. Questa mattina li ho visti, erano là davanti a me, hanno planato a lungo nel cratere, poi impercettibilmente con il calore del giorno sono saliti e verso mezzogiorno non erano più che un puntino appena visibili nel cielo. Boom, mo, finito. Quindi che cazzo dobbiamo fare? Allora. Qua non dobbiamo andare sicuro, perché non mi fa andare. Dove sono? Infatti, non mi fa andare. E quindi è solo su quel coso. E quindi ci manca qualcosa oltre l'uovo, secondo me. Dove stava? Perché non la trovo più? Eccola qua. Allora, prima cosa voglio provare questo. Non lo posso mettere. Quindi questo no, manco l'uovo più posso mettere, ragazzi. Ho rotto il gioco. Ho rotto il gioco. No, non mi dà manco più l'opzione, è come se avessi sballato qualcosa, ragazzi. Mi dà manco il coso per mettere le cose qua. Non ha senso. Allora, giriamo intorno. Mettiamo qua. Non c'è niente.
Sì, l'ho messo l'uovo lì, però mi dava ancora il meccanismo che potevo mettere qualche altra cosa. Ci ho messo lo spillo, lo spillo, l'uccello. Ma non è che devo scassarlo l'uovo? Ma no, va qua forse l'uovo. No, allora prendiamo questo. No, perché? Uovo. Ecco. Questo ci faccio qualcosa. Secondo me lo rompo. No? C'è una pietra qua, no? Ah, visto che lo scassavo. Ma che cazzo è uscito da dentro quest'uovo? Porca puttana! Si narra che gli uccelli bianchi non smettano mai di volare. Nascono, si amano e muoiono nel fumo caldo dei vulcani. Le loro ali gigantesche crescono per tutta la vita e alcuni Ma infatti non sostengono c'hanno le persino zampe. che per molto tempo, ancora dopo la morte, i loro corpi senza vita continuino a planare instancabilmente. Non sono che leggende, dice la gente, leggende per far sognare i bambini da Merzone. Bravi, bravi. Cazzo di storia. Ma per fortuna che dopo questo si è messo a fare Siberia, almeno si è salvato. Cioè il primo Siberia, perché poi gli altri sono come questo praticamente. Sono come questo. Il primo Siberia, sì. Gli altri siamo lì, eh. Siamo lì. Siamo lì. Perché è una storia un po' boh, campata in aria. Cioè, noi abbiamo fatto tutto sto casino per portare l'uovo qua e far comunque nascere sti cazzi di uccelli bianchi. Ma noi che cazzo ce ne fregavo? Cioè, potevamo pure evitare di fare tutto sto macello. Cioè, non è che ci cambiava la vita. Perché noi siamo un giornalista. Il gioco più veloce che abbiamo fatto. Mica tanto, sono comunque 5-6 ore di gioco. Minimo. E allora non c'era il gioco. No, non me lo ricordavo perché ragazzi, cazzo, se è uscito nel 99, io là l'ho giocato nel 99, cioè sono 20, 22 anni fa. Era un po' di tempo fa. Iniziato oggi e finito oggi. Vabbè. Abbiamo fatto 3 ore prima e abbiamo fatto, non dico 2 ore, ma vabbè, almeno 4-5 ore di gioco, Ma sì, non era lunghissimo, questo è poco ma sicuro. Anche che le scelte non erano tante, cioè nel senso che la strada era praticamente su un binario. Secondo me abbiamo fatto molto molto veloce il fatto delle giraffe là. Ah, ecco, si è chiuso proprio del tutto. Ottimo. Perché poi si è chiuso il gioco? Non ho capito. Cioè, che senso c'ha?
Vabbè, comunque ragazzi, mi aspettavo qualcosa in più, mi ricordavo un attimino una storia un po' più figa. In realtà era abbastanza niente di che sta storia. Niente, niente di che. Comunque, ragazzi, l'appuntamento è per domani. Per chi ci sta seguendo su YouTube, ragazzi, ci sta vedendo, o meglio, sta guardando questo video in differita su YouTube, invito sempre a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni alle 17, quindi venite anche voi su Twitch, cercate Antehack e seguiteci, seguiteci, seguiteci. Sì, domani vediamo che gioco. Vabbè, faremo un nuovo gioco domani tra quelli che già volevo fare. Quindi faremo uno di quelli. Poi, boh, ragazzi, se avete idee, se volete fare qualcosa di particolare, qualcosa di diverso, scriveteci, seguiteci sul canale Telegram, @antehacktv, e scriveteci se volete qualche gioco in particolare, non so. Proponete, proponete e vediamo, e vediamo. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi. Abbiamo portato a casa anche quest'altro titolo, ragazzi. E l'appuntamento è per domani alle ore 17 e facciamo un gioco nuovo. Poi magari vi dico su Telegram. A domani, ragazzi, buonanotte a tutti.